Oggi mostra al complesso monumentale Santo Vassallo dedicata a Salvino Catania, un artista che è venuto a mancare 2 anni fa ma che sicuramente con la sua arte e il suo genio ha lasciato un segno. Rincorrevo da anni la possibilità di organizzare una grande mostra delle opere di Salvino Catania, avrei voluto organizzare quella esposizione mentre era in vita, purtroppo il destino non ce l'ha consentito, non abbiamo avuto il tempo, anche perché Salvino lo respingeva il tempo, tutte le volte che arrivavamo alla vigilia dell'organizzazione di una mostra trovava sempre una motivazione per non farlo, era così di carattere, tutti noi sappiamo come si comportava nella società e che personaggio era nei comportamenti di ogni giorno legati al mondo dell'arte. Adesso io sono convinto che egli è soddisfatto della mostra, non soltanto per la qualità delle opere che abbiamo esposto, ma anche per la partecipazione popolare. Tanta gente spontaneamente ha accettato il nostro invito, ha portato le opere, ha contribuito anche finanziariamente. Questa mostra è organizzata dal Comune, ma con il sostegno finanziario del mondo privato, organizzata soprattutto l'esposizione dalla ditta Aurea e dai tanti sponsor che hanno contribuito, senza i quali non si sarebbe potuto fare. Ed è bello sapere che la gente non se l'è fatto chiedere 2 volte il contributo per la sponsorizzazione. Significa che Salvino era persona apprezzata, stimata, voluta bene e adesso tutti noi comprendiamo la ragione per la quale a Salvino Catania, anche nei suoi comportamenti tra virgolette strani, la città perdonava di tutto. La sua celebre frase diceva: a volte dimentico di essere vivo, e questo è un modo per farlo rivivere anche nella mente dei mazzaresi? Indubbiamente, io credo che questa frase sta a dimostrare come viveva ogni giorno Salvino Catania. Egli non aveva idea della differenza tra l'ultimo momento della vita e il primo momento della morte. Spesse volte ne parlavamo, ne discutevamo e lui diceva: io non sono uno che sta male e quindi comincia a vegetare, io sono uno che non ha mai vissuto, io sono uno che non morirà mai. Noi sorridavamo di queste frasi, ma se voi vi fermate a riflettere sulle cose che diceva, si comprende come c'era la profondità di una cultura, di una saggezza particolare che solo certi soggetti hanno, solo gli artisti hanno. E io credo che nella frase che di fatto è il titolo della nostra esposizione sta tutta la ragion d'essere di Salvino Catania nella nostra città. Oggi è un evento che riporta alla mente di molti mazzaresi la figura di un artista, quale Salvino Catania? Eh sì, infatti Salvino a noi ci manca perché era un personaggio che ce lo trovavamo tutti con le sue battute, le sue affermazioni, il suo quadro che portava per darlo e venderlo, un'offerta, una cosa. Infatti Salvino, il giorno in cui abbiamo appreso della notizia che è morto, non è tutta la città di Nanza che l'ha conosciuto, ci è rimasto abbastanza male. Qual è secondo te uno dei suoi aneddoti preferiti che ti ricordi? Quale segno ha lasciato questo artista qui a Mantova? Salvino, io mi ricordo benissimo perché con me non era un artista, era un amico, proprio un amico che con le battute che mi faceva stare tutto il giorno felice, contento. E ogni volta che portavo un quadro in mano gli dicevo: io Salvino, ma cosa dimostra questo quadro, cosa rappresenta? E lui sempre con la sua filosofia si inventava le cose, per me erano cose inventate ma realmente aveva un significato.